Regione Sardegna, Ugo Cappellacci. Grazie cari amici, grazie Nuoro, grazie a tutti quanti voi. Grazie Basilio, grazie Pietro, grazie Angelino, grazie Bruno, grazie Silvestro. Grazie all'esempio che la politica nuorese oggi sta dando ed è in grado di dare. Si è parlato, è stato detto, se ne parla a proposito e a sproposito, di unità, di capacità di fare squadra, di capacità di mettersi al servizio, di essere capaci di svolgere un servizio, di mettersi a disposizione della propria comunità. Per poterlo fare bisogna prima di tutto avere quella passione naturale, quella passione sincera che porta gli uomini a aver voglia, desiderio di costruire qualche cosa insieme, costruire qualche cosa di importante per la propria comunità, per il proprio futuro, per il futuro dei nostri figli. Allora oggi ci avete dimostrato che si può stare insieme, si può stare insieme al di là di quelle che sono le contrapposizioni che nel quotidiano ci vedono in competizione, anche normale, giusta, talvolta sana e naturale, ma ci dimostrate che è capace, siete capaci di andare oltre le piccolezze, le piccole cose del quotidiano e siete capaci di fare squadra intorno a un progetto. Ma soprattutto siete capaci di esprimere un progetto, siete capaci di avere quella vitalità, quelle idee intorno alle quali si deve costruire, senza le quali nulla esiste, senza le quali nulla può esistere. Oggi è più che mai necessario essere capaci di trasferire questo concetto, essere capaci di dire e spiegare per quale ragione, in virtù di quale tipo di politica ci si può impegnare. È una politica che purtroppo ci ha abituati, ci sta abituando a molto scoramento, lo vediamo nelle strade, lo vediamo tra la gente. La gente non crede più in noi, non crede più nella politica, non crede nella capacità di impegnarsi in modo pulito, in modo onesto, in modo vero. Non ci crede. E allora, quando siamo qui o per le strade, nelle nostre comunità, in famiglia, a dover spiegare per quale motivo ci si deve impegnare, che cosa possiamo dire? Io, mio figlio Pepe, che quest'anno per la prima volta vota per il rinnovo del Parlamento. 19 anni. Allora cerco di immaginare che cosa dire alle persone, cosa dire alla gente, cosa dire ai giovani, immaginando che cosa mi piacerebbe dire a lui, cosa dico a lui. E allora per farlo userei un riferimento molto semplice, è un riferimento a due pezzi importanti della nostra ossatura della democrazia, dello scheletro della democrazia, dei capisaldi della democrazia. Il primo, quello a cui penso naturalmente, è lo Statuto Sardo. Ed è il primo articolo dello Statuto Sardo che recita che la Sardegna è costituita in regione autonoma e dice nell'unità politica dell'Italia che è una indivisibile. Lo stesso concetto di unità, una indivisibile, richiamato nell'articolo 5 della Costituzione italiana. Si dice che l'Italia è una indivisibile e la Sardegna fa parte di quest'Italia e noi vogliamo essere sardi e fratelli d'Italia a quelli veri, perdonatemi la precisazione, fratelli d'Italia quelli che stanno nella storia e quella storia che è scritta anche col sangue dei sardi, con il sangue di molti sardi. E allora oggi l'impegno in politica, oggi un voto, oggi un mettersi al servizio, significa prima di tutto mettersi al servizio di questa terra, significa essere capaci di un impegno perché nel nostro paese, nell'Italia, una volta per tutte, dopo decenni, dopo veramente un tempo infinito di incapacità di risolvere il problema, una volta per tutte si metta seriamente mano al problema del Mezzogiorno d'Italia e delle sue isole. Una volta per tutte si metta mano al problema della Sardegna,
perché il problema della Sardegna non ha ancora trovato soluzione. E purtroppo assistiamo ogni giorno, quotidianamente, a uno Stato che continua ad essere patrigno, che continua a non considerarci, che continua ancora a farci dei torti, a negare ciò che ci spetta. Allora, cari amici, e lo dico con grande dispiacere, non è un motivo d'orgoglio, io appena avant'ieri, venerdì, ho firmato il 14esimo ricorso alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni contro lo Stato italiano, il 14esimo, perché per l'ennesima volta con una legge dello Stato si tenta di porre una questione che riguarda dei tributi, una questione che riguarda le imposte sui carburanti fossili, si cerca di imporre una riserva su quell'incremento delle voci che si riferiscono a quell'imposta a favore dello Stato italiano. Lo Stato italiano fa la cresta sulle somme che spettano la Sardegna, quello Stato italiano che non è stato capace di darci quello che ci spetta e di darcelo nella sede giusta, quella naturale, quella politica, quella della leale collaborazione, quella del confronto, quella che dovrebbe essere la via maestra, quella che ci spetterebbe per quello che la Sardegna ha rappresentato nella storia, quello che ci spetta per quello che ancora oggi siamo capaci di fare, per quello che potrebbe essere il contributo che tutti quanti noi siamo capaci e saremmo capaci di dare al Paese per farlo ancora più grande, per farlo rialzare da una crisi che è una crisi senza precedenti. Ecco, allora, di fronte a una situazione di questo tipo è evidente che bisogna trovare le ragioni, la forza, la voglia di impegnarsi in politica e di farlo con passione, perché è quella forza e quella passione che mettiamo a favore della nostra terra, di questo orgoglio, della nostra identità, di questo orgoglio di essere sardi e del futuro per le nuove generazioni sardi. E di fronte a questi momenti di difficoltà noi pensiamo, ci presentiamo cercando di fare la nostra parte e dimostrando anche di saperla fare. Lo hai detto tu, Salvatore, mi piace richiamarlo perché il tema dell'Europa è un tema molto importante e credo che l'autonomia, l'identità si debba svolgere, declinare, si debba perseguire aprendosi all'Europa, essendo capaci di confrontarsi con i popoli europei, essendo popolo sardo e quindi popolo europeo, pensando all'Europa dei popoli. La Sardegna noi l'abbiamo ereditata come regione canaglia nella spendita dei fondi comunitari, eravamo agli ultimi posti, siamo arrivati ad essere la terza regione d'Italia. E lo voglio dire con orgoglio perché non è l'orgoglio di un presidente, non è l'orgoglio di un uomo, è l'orgoglio dei sardi, è l'orgoglio del sistema che è stato capace di raggiungere questo risultato, ma è lo stesso orgoglio con il quale dico che la regione Sardegna per mezzo del suo presidente, ma come rappresentante di tutti i sardi, è stata individuata come per la presidenza della Commissione Energia e Ambiente prima al Comitato delle Regioni e poi per la presidenza della Commissione Isole nella Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime d'Europa, quindi noi rappresentiamo tutte le isole d'Europa e ancora siamo stati indicati dalla Catalogna per la vicepresidenza della Commissione Intermediterranea. Perché vi dico queste cose? Perché su questo fronte europeo ci siamo impegnati e abbiamo portato un risultato. Oggi c'è sul giornale una notizia che io ho dato ieri a Oristano e la notizia è il risultato che abbiamo ottenuto e che è stato sancito dal Consiglio d'Europa di avant-ieri, dove una rivendicazione che abbiamo portato avanti sul livello europeo, dico abbiamo portato avanti come Sardegna ma in rappresentanza di tutte le isole d'Europa, facendo incontri, facendo dibattiti, sentendo europarlamentari di ogni paese, di ogni estrazione politica, incontrando alcuni, presentando direttamente, io l'ho incontrato e ho presentato la nostra piattaforma, ebbene quella piattaforma è stata accolta e oggi le isole d'Europa hanno risorse aggiuntive rispetto a quelle originariamente previste per i fondi per la coesione e queste risorse aggiuntive consentono alla Sardegna
di avere per il prossimo periodo di programmazione ben 300 milioni di euro in più rispetto a quello che si sarebbe aspettato. E io oggi leggo sul giornale che questo risultato sarebbe un risultato del presidente Monti. Qualcuno dice che questo è grazie all'impegno del presidente Monti, lo stesso presidente Monti che per il tramite del suo ministro per la coesione territoriale, in questa battaglia, laddove noi dicevamo dobbiamo ottenere maggiori risorse per le isole, dobbiamo ottenere una categoria di regioni intermedie che possa superare il problema dell'uscita dall'obiettivo 1, lo stesso presidente Monti che diceva no, cioè che ha portato la posizione dell'Italia come posizione negativa rispetto a questo problema. E io oggi leggo sul giornale che è merito di questo signore, merito dello stesso signore che ha portato 4 miliardi al Monte dei Paschi di Siena, 2 miliardi e mezzo alla Morgan Stanley, banca anche questa il cui vicepresidente per l'Italia è un certo Monti, che non è un caso di omonimia perché è il figlio, lo stesso signore che ha avuto tanta facilità nel dare le risorse alle banche e che non ha trovato la forza, la voglia, la lealtà per riconoscere alla regione quel 1.600.000.000 che ci spettavano per la partenza in tratta e che siamo stati costretti a ottenere, come abbiamo ottenuto, andando prima alla Corte Costituzionale e poi notificando Sapire Intima la diffida al palazzo Chigi con l'ufficiale giudiziario. Abbiamo dovuto mandare l'ufficiale giudiziario a questo signore che parla di agenda politica nella visione di che cosa? Delle banche, delle società finanziarie. Noi abbiamo una visione diversa, noi non pensiamo all'agenda politica, noi pensiamo al calendario, semmai, a quello che c'è appeso normalmente nella cucina delle nostre famiglie, delle nostre case, dove c'è scritta la rata del mutuo, la scadenza della rata del mutuo, dove c'è la scadenza delle rate dell'università da pagare per i nostri figli, dove c'è indicata la data per una visita per un anziano da fare presso gli ospedali. Noi abbiamo in mente un modo di fare politica diverso. Noi non saliamo in politica, noi non abbiamo bisogno di salire, noi l'abbiamo fatto anche oggi, preferiamo semplicemente stare con la gente. Noi preferiamo stare sulle strade, calpestare le strade, preferiamo confrontarci con la gente e preferiamo pensare a una politica che sia capace veramente di pensare al bene comune e che sia capace di farlo con un impegno diretto, dando un esempio, essendo capace di portare non solo parole ma fatti concreti, impegno, sudore quotidiano. E pensiamo che sia possibile farlo anche dando un esempio non solo sul saper fare, sull'essere capaci di dialogare sul livello europeo, sul portare provvedimenti e soluzioni per una crisi che è senza precedenti, ma pensiamo di essere capaci di farlo anche dando l'esempio al resto d'Italia. Perché, vedete, cari amici, noi, in nome della nostra autonomia, di quell'autonomia che oggi è sotto attacco, siamo stati capaci di intervenire direttamente sui costi della politica. E la Sardegna, prima in Italia, è stata capace di ridurre il numero dei consiglieri regionali, è stata capace di ridurre le indennità dei consiglieri regionali, è stata capace di eliminare le auto blu, è stata capace di eliminare i consigli di amministrazione, è stata capace di prendere una decisione importante sul fronte delle province, primi in Italia anche da questo punto di vista. E allora non abbiamo bisogno di maestri, non abbiamo bisogno di insegnanti, non abbiamo bisogno di professori che salgono in cattedra, che sono abituati a salire in cattedra e quindi ritengono di salire anche sullo scranno della politica. La politica è un'altra cosa, la politica non è salire, è ergersi, elevarsi al di sopra degli altri, la politica significa invece stare con la gente, la politica significa capirne i bisogni, interpretarne i sentimenti. Ed è quello che abbiamo cercato di fare anche a Nuoro, quando ci siamo dedicati a
a provvedere le zone interne. Quando abbiamo deciso di prendere delle decisioni importanti e l'abbiamo fatto senza ripensamenti, l'abbiamo fatto con determinazione, quando abbiamo deciso di intervenire sulla sanità nuorese, abbiamo deciso di spezzare dei meccanismi, dei collegamenti che non avevano niente a che fare col bene comune e di riportare il tutto invece sull'interesse della gente. Ho parlato del risultato dei 300 milioni di risorse aggiuntive. Adesso ne abbiamo un'altra scommessa, ed è la scommessa che dobbiamo giocare. Decidere, caro Salvatore, hai ragione, decidere come quelle risorse devono essere spese, e quelle risorse devono essere spese a favore delle imprese della Sardegna, e devono essere riconosciute alle imprese della Sardegna tutte le possibilità per poter giocare una partita allo stesso livello, con parità di condizioni rispetto alle imprese del resto d'Italia. Ed è per questo motivo che in questi giorni ci stiamo impegnando perché la Sardegna sia dato un altro riconoscimento, un riconoscimento importante e fondamentale per poter eliminare quel divario, non per dare un maggiore vantaggio, ma per poter riequilibrare una situazione di svantaggio. E mi voglio riferire alla zona franca. La zona franca è un nostro diritto, io so perfettamente che non è una cosa facile, so perfettamente che è un percorso difficile, ma vi posso assicurare che quando andavamo in Europa a chiedere quelle risorse aggiuntive, tutti ci dicevano che sarebbe stato difficilissimo ottenere il risultato. Il governo in qualche modo ci guardava anche con un sorriso beffardo, diceva con una posizione contraria, ma dove andate, ma chi vi ascolterà? Noi siamo sardi, siamo determinati, siamo testardi e lo abbiamo portato avanti quell'istanza e siamo riusciti a ottenere il risultato, e noi altrettanto porteremo avanti l'istanza per la zona franca, e caro Angelino, il risultato lo otterremo perché lo vogliamo ottenere e lo otterremo perché saremo uniti su questa battaglia, anche se ci sono già delle voci che si vogliono contraddistinguere, si portano fuori dal coro e incominciano a fare distinguo, a dire è un provvedimento tardivo, è un provvedimento, sì, bene, è tardivo, però nella scorsa legislatura io non ho sentito parlare di è tardivo, però sono passati forse 15 anni dal provvedimento che ha riguardato Cagliari e da allora nessuno si è mosso per le altre zone della Sardegna, e noi invece lo stiamo facendo e lo faremo con tempi certi, perché noi portiamo avanti il progetto della zona franca integrale, perché nel frattempo vogliamo dar vita ai punti franchi doganali, e lo faremo con un processo che abbiamo già stabilito con una delibera di giunta. È un processo che punta entro 15 giorni a definire le modalità per la perimetrazione. Dopo quei 15 giorni la giunta adotterà le delibere conseguenti e da quelle delibere partirà la richiesta al governo per il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che potrà delimitare in modo definitivo e quindi regolamentare anche il funzionamento delle zone franche. E quelle zone franche dovranno avere, oltre che il riconoscimento dell'Europa, e se non dovesse esserci quello, dovranno avere altro riconoscimento, che è quello di quelle risorse aggiuntive per la fiscalità di vantaggio, che dia la possibilità alla Sardegna veramente di uscire dalla situazione drammatica in cui si trova. E per fare questo bisognerà anche in questo caso mettere tutta la forza e tutta l'unità di intenti possibile, e bisognerà usare tutti gli strumenti. Esiste già un progetto di legge presentato proprio da Salvatore Cicu, e sarà su quella strada che dovremo insistere per ottenere le risorse dal governo. Caro Salvatore, lo voglio dire qui, lo voglio dire a Nuoro, lo voglio dire davanti a tanti amici, davanti a questa bella platea. Le persone si possono incontrare per varie ragioni, e certamente noi ci conosciamo da tanto tempo, ci siamo incontrati e siamo stati capaci di costruire un'amicizia. Però l'amicizia non basta per fare politica, perché la politica non deve essere un qualche cosa che si fa sulla base
delle vicinanze, delle amicizie, perché poi quando si costruisce in questo modo si corre il rischio di spostarsi nella logica del feudo, dei feudatari, in quella logica che non può appartenere a un grande partito liberale quale è il nostro. La politica è un qualche cosa che si deve costruire sulle cose concrete, sui progetti, ed è sul progetto che io e te abbiamo costruito un rapporto, è sul progetto che in questi anni abbiamo lavorato, è sul progetto che tu sei stato sempre presente e hai dato a me, alla Sardegna, la possibilità di condurre delle battaglie che spesso hanno sortito risultati positivi. Per questo io ti ringrazio e ti sono grato per l'impegno che hai voluto in questi anni mettere al servizio della Sardegna e della causa di Sardegna. Ma voglio ringraziare non solo Salvatore, voglio ringraziare anche Bruno. Bruno, tu hai detto prima, ci siamo incontrati, forse non abbiamo sempre fatto tutto quello che si sarebbe potuto fare per ottenere un grande risultato, per fare quelle giuste sinergie, come diceva anche Silvestre. Ebbene, caro Bruno, tutte le volte che ci siamo incontrati, noi ci siamo sempre confrontati da uomini. Abbiamo avuto sempre la possibilità di guardarci negli occhi, di guardarci direttamente negli occhi, e in quegli occhi, nei tuoi occhi, io comunque ho sempre visto e colto una luce che era la luce di chi tiene a quel progetto, la luce di chi ha a cuore la Sardegna, di chi ha a cuore i sardi, e di questa luce, di questo amore, di questo impegno, di questa passione, io te ne voglio dare atto, e credo che sarebbe stato corretto dartene atto in modo ancora superiore rispetto a quelle che dovevano essere delle scelte che non sono andate nella direzione giusta, e di questo mi dispiace profondamente. Ma io so che tu ci sei, l'hai dimostrato oggi, ci sei oggi e ci sarai, ne sono sicuro, anche domani, e saremo insieme a continuare a condurre questa battaglia per la Sardegna. Ma nel mio oggi, nel mio ieri, in questo impegno politico, consentitemi una parola di dirla per Pietro Pitanzi. Pietro, stai dimostrando di essere un grandissimo politico, stai dimostrando di essere un uomo che è capace di diventare, di fare il condottiero. Lo stai facendo da presidente del gruppo. Hai riportato il gruppo in una situazione di armonia, di forza, di capacità, che tutti i giorni mi dà la possibilità di stare sereno, di sapere di essere supportato, di sapere di essere affiancato da una grande forza che è quella del nostro partito e dagli uomini e le donne che fanno parte di quel gruppo. Grazie Pietro per tutto quello che fai. Naturalmente, per il tuo tramite, ringrazio tutti gli altri consiglieri regionali che sono impegnati in questa battaglia, e in particolare ringrazio Carlo San Giusto, ringrazio Barra Fiori, che sono voluti venire qui tra noi da Cagliari affrontando il freddo, anche loro, e rinunciando a qualche momento in famiglia. Signori, devo dirvi con sincerità che sono anche molto emozionato. Sono emozionato per la vostra presenza, sono emozionato per una passione, per un sentimento che sento che sta tornando ai valori, ai momenti passati, e che sento che potrà dare ancora grandissime soddisfazioni. Sono emozionato per questo Popolo della Libertà che sta dimostrando, grazie al suo presidente, di poter essere ancora capace di dire la propria, ma di farlo con determinazione, di farlo intercettando il sentimento della gente. Ma sono
emozionato soprattutto perché capisco che da questo momento e da quello che sarà da questo momento in poi dipende il futuro di questa Sardegna, un futuro di una Sardegna per la quale ci siamo impegnati, per la quale stiamo veramente sacrificando tanto e per la quale crediamo non basti sacrificio per ciò che questa terra si merita, per ciò che questa terra ha diritto di avere. Io voglio concludere qua, non voglio annoiarvi, non voglio soprattutto portare avanti questo discorso perché si è fatto tardi, ma voglio concludere ringraziando tutti quanti voi, ciascuno di voi, per la vostra presenza, ringraziando tutti gli amministratori che con il loro impegno quotidiano nei loro comuni, nelle loro comunità, cercano di risolvere i problemi che questa crisi ci pone, e ringraziando ciascun simpatizzante, ciascuno di voi, tutti coloro i quali hanno ancora voglia di mettere passione, di mettere un impegno, tutti coloro i quali hanno ancora voglia di lavorare per questa Sardegna, tutti coloro i quali pensano, sono convinti che i sardi possano veramente essere ancora in testa e che la Sardegna sia un qualche cosa che in Italia è più grande, scusate se lo dico e lo penso, è più grande di qualche altra regione che ha la presunzione, soprattutto nel nord, di volersi porre a dare qualche lezione. E che invece non può permettere di dare lezioni a noi. Grazie, sardi in testa. Thank you.